Cioè, per me è un ritorno a casa perché da qui ovviamente non me ne sono mai andato. Considero un grosso privilegio davvero essere qui oggi e rappresentare quello che negli ultimi anni è stato un po' il fiore all'occhiello di questa società, perché il Parma negli ultimi anni a livello di settore giovanile ha fatto davvero delle cose splendide, lanciando diversi giocatori anche nel nostro panorama italiano più importante. È chiaro che il lavoro che mi è stato dato da fare è un lavoro importante, lungo e molto faticoso, perché chi mi ha preceduto indubbiamente ha fatto un bellissimo lavoro, ma aveva dalla sua tutto, da una sede, da una struttura per gli allenamenti, dagli allenatori alle squadre, mentre qui si tratta di ricominciare praticamente da zero. Però non ci spaventa, non ci spaventa. Come ha detto Andrea, vogliamo sicuramente ripartire dalle persone, dalle relazioni, sfruttare molto il territorio Parma. Avremo meno rete di osservatori fuori da Parma, ma a Parma vogliamo assolutamente essere presenti, valorizzare i nostri ragazzi e quindi poter dare loro quelle opportunità che hanno anche avuto negli anni precedenti. È un lavoro bellissimo, secondo me, da fare, da costruire. Ovviamente lo faremo con le persone che riteremo le più valide, per fare questo. E quindi sono molto, ma davvero molto, molto contento di essere qui. Grazie. Vi lascerei spazio alle domande dei giornalisti sulla parte tecnica, così poi dopo vediamo la parte dei abbonamenti, ma credo che abbiano curiosità e domande in abbondanza. Buongiorno a tutti. Lorenzo, tu hai sottolineato che fino adesso siete stati in clandestinità, però è ovvio che pur dalla clandestinità una qualche guerriglia la si fa, quindi sono convinto che tu abbia già parlato con alcune persone, abbia già, pur senza poter stringere nessun accordo, abbia già fatto le tue prime mosse. Da quello che sei riuscito a capire da queste prime settimane di lavoro, quali sono i settori della squadra che secondo te saranno determinanti? Tu prima facevi riferimento al fattore strategico degli under, no? Però c'è chi preferisce farli giocare sugli esterni, gli under, visto che comunque li devi far giocare, c'è chi preferisce puntare sul portiere giovane e così via. Quindi volevo chiederti dal tuo punto di vista dove andranno schierati questi under, e poi ti volevo chiedere se mi confermi la presenza di Alessandro Lucarelli in campo come capitano, e ultima domanda, che ruolo avrà Morrone, se avrà un ruolo? Allora, partiamo dalla fine, sicuramente l'unico punto certo della squadra è Alessandro Lucarelli. Ci siamo confrontati, abbiamo cercato di capire qual era la sua volontà, cosa volesse fare, perché credo che la figura di Alessandro in queste ultime stagioni a Parma è stata veramente una figura di primo livello, e quindi credo che fosse giusto ripartire da chi fino all'ultimo ha combattuto per cercare di dare dignità e di dare una certa immagine al calcio di Parma. Lui ovviamente ha fatto una riflessione perché non è più un ragazzino e alla fine ha deciso che vuole essere il primo capitano di questa nuova società, e quindi noi dal di lì siamo partiti. Un altro personaggio è Stefano Morrone, che io non conoscevo personalmente, almeno, cioè, ci siamo visti qualche volta, incrociati, ma non avevo mai avuto una conoscenza approfondita, e devo dire che ho scoperto veramente una persona di grande valore e di grande spessore. Tant'è vero che gli abbiamo chiesto la disponibilità anche lui a giocare un altro anno, proprio perché secondo noi diventava una figura importante al di là dell'aspetto tecnico, ma proprio per essere un simbolo e un uomo spogliatoio. Lui, da persona onesta qual è sempre stato, ci ha pensato molto, è stata una decisione molto difficile. Noi, la prima riunione tecnica con Gigi, siamo partiti da costruire un centrocampo dove ovviamente dovevamo tener conto delle caratteristiche dell'età di Morrone. Abbiamo discusso tutto un pomeriggio, poi il giorno dopo ci è arrivato un messaggio bellissimo di Stefano dove a malincuore ha detto che, dopo una riflessione profonda, ha detto non se la sentiva più di giocare, non voleva assolutamente tradire la fiducia di una città e di una tifoseria che lo ama e che lo stima. E quindi abbiamo preso atto di questo, e credo che probabilmente Stefano farà parte dell'organico del settore giovanile. Adesso
Poi Fausto, quando avrà deciso i compiti di ognuno, magari comunicherà anche le persone che saranno coinvolte nella ricostruzione di un settore giovanile che, bisogna anche dirlo chiaramente, oggi è quasi azzerato, perché è un'altra difficoltà di quelle che ho trovato. Mi auguravo di avere almeno un certo numero di under a disposizione, visto che il Parma aveva tantissimi giovani interessanti e forti, e vi posso dire che non è rimasto più nulla. E anzi, voglio ringraziare un ragazzino che è Adorni, un 98, che è l'unico che veramente ho incontrato il papà, ci abbiamo parlato, un giocatore che aveva diverse richieste da primavera importante e invece ha dimostrato veramente di voler bene al Parma e di voler ripartire da questa città, quindi noi ne terremo conto, è un posto di privilegio in prima squadra, lo daremo anche se è un 98, quindi un ragazzino forse anche un po' acerbo, però sarà un po' il simbolo del settore giovanile che è scomparso. Per quanto riguarda la strategia della squadra, come hai detto tu, noi dobbiamo cercare gli under, quindi le idee le abbiamo, in quali ruoli cercarli, però dobbiamo anche adattarci al mercato, nel senso che se troviamo uno bravo anche in un ruolo che magari non era previsto, lo valutiamo. Però il grande dilemma di questi giorni con Andrea e con Gigi è stato quello del portiere, tanto è inutile nasconderlo, perché abbiamo così delle candidature di portieri importanti, soprattutto, tanto si è parlato, possiamo fare anche il nome di Matteo Pisseri, che è un ragazzo che noi stimiamo, è nato a Parma, è cresciuto a Parma e ha dato una disponibilità totale a questo progetto. Però anche è vero che così dobbiamo valutare il fatto che avere un portiere giovane in porta ti dà tanti vantaggi, nel senso che in mezzo al campo poter schierare giocatori già fatti con un certo tipo di qualità, quindi valuteremo questo, se troveremo dei giovani che ci possono dare delle garanzie opteremo per questa soluzione, altrimenti cambieremo. Per il resto credo che seguiremo un po' quello che è la logica della costruzione di una squadra di Serie D, non ci vogliamo inventare niente, quindi probabilmente gli altri due under saranno schierati sugli esterni bassi e poi ce ne giocheremo il quarto o come centrocampista o come esterno d'attacco. E infatti per questo motivo stiamo cercando dei profili che possano fare tutti e due i ruoli. E non vi nascondo che stamattina io e Andrea siamo partiti prestissimo, alle 8:30 abbiamo incontrato un ragazzo, i suoi genitori e il procuratore, quindi ci stiamo muovendo veramente a tutte le ore del giorno. Buongiorno, per Gigi Apolloni. Il biologico, per usare una frase cara al presidente, è bello, è sano, è pulito, è affascinante, sia nella catena alimentare che nel calcio. Però se io vado al mercato a Parma e compro una pera biologica, Gigi, la pera la pago di più perché è biologica di quella che proviene da una coltura intensiva. Tu sei consapevole che siamo al mercato di Parma, che non è comparabile perché i prezzi sono più modesti a quello di Castelfranco Emilia o di Mezzolara. Quindi sei riuscito a coniugare con la dirigenza, perché va bene i costi, la trasparenza, tutto, però per vincere il campionato producendo biologicamente a Parma forse bisogna fare qualche sforzo superiore a quello che si è preventivato, altrimenti chi rischia soprattutto è l'allenatore. Allora, io sono consapevole di questo, sono consapevole però che accanto a me è gente, e io ho sposato un progetto, che anche questa gente ha sposato un progetto. So i rischi che ci sono, l'allenatore e io ho esperienze sotto questo punto di vista, anche se non tantissime, però esperienze. Chiaramente il nostro e il mio modo di pensare il calcio, come ha detto anche prima Lorenzo, è di gente che venga qui motivata, che abbia uno spessore umano innanzitutto importante, chiaramente con qualità. Stiamo guardando, stiamo valutando. Non è semplice perché chiaramente siamo partiti poi ufficialmente ieri. Questa mattina Lorenzo, come ha detto, ha già incontrato un calciatore. Chiaramente sarà una ricerca, tra virgolette, affannosa, importante, però sono consapevole, ripeto, del fatto che ho accanto a me gente che ha voglia di trovare e gente che si è messa in discussione, come mi sono messo in discussione io, quei profili che servono per il Parma Calcio. Quindi io ho il fatto che hai detto di una pera, hai parlato di una frutta, no? Visto che è simbolica. È chiaro che pera, visto che hai nominato pera,
non era il profilo di giocatore che a me piaceva, quindi vado a prendere un'altra frutta, vado al mercato e compro un altro tipo di frutta. Michele Angella, Teleducato, buongiorno. Volevo chiedervi raduno e ritiro come, dove e quando, insomma, se potete già dare qualche indicazione. Minotti, il presidente Apollone. Ma allora, questo, diciamo, non possiamo darvi certezze su questo proprio perché aspettavamo l'ok di Collecchio, quindi di avere la disponibilità delle strutture, perché come diceva il presidente prima, fino a ieri non sapevamo neanche se partecipavamo al campionato, quindi dobbiamo fare le cose per grado. È logico che dobbiamo accelerare questo processo perché prima possibile dobbiamo essere operativi. Quindi l'idea iniziale nostra è di trovarci a Collecchio appena sarà disponibile, quindi io mi auguro o questo fine settimana o al massimo lunedì, e di cominciare gli allenamenti. Proprio perché partiamo in ritardo, secondo noi ci siamo confrontati, abbiamo fatto delle riflessioni, non ha senso andare a pensare a un ritiro, anche perché non sarebbe veramente difficile anche proprio da gestire, e quindi inizieremo ad allenarci a Collecchio. Con quei giocatori che avremo saremo anche un numero ridotto. Abbiamo ovviamente la disponibilità e la voglia di tanti calciatori che farebbero carte false per venire a Parma, e quindi credo che sfrutteremo questo primo periodo anche magari per vedere da vicino qualche calciatore, perché è vero che i giocatori si conoscono, prendiamo informazioni, però qualcuno è meglio anche vederlo e capire se effettivamente è il giocatore che stiamo cercando e soprattutto la persona che stiamo giocando. Quindi credo che sfrutteremo, penso, la prima settimana di allenamenti cercando anche di vedere dei calciatori che secondo noi possono essere utili a questo progetto, che però vogliamo verificare sul campo. E poi non appena avremo, diciamo, costruito la parte principale della squadra, credo che sia giusto, magari se la società sarà d'accordo, prenderci una settimana per stare tutti insieme e per creare anche quel livello di conoscenza e di intesa che è fondamentale per avere una squadra vincente, perché come dicevamo i nomi sono belli, i curriculum sono belli, però poi bisogna essere bravi, e qui secondo me si fa la differenza, a mettere insieme dei giocatori che siano funzionali fra di loro, che siano motivati e soprattutto che abbiano un'unità di intesa e di spirito che sono fondamentali per vincere i campionati e ottenere i grandi risultati.